Niente più cattivi odori, grazie ad una stazione ecologica ristrutturata e con un sistema potenziato per gestire le emissioni odorifere. Sono gli interventi realizzati da Sistema Ambiente per 1 milione di euro nell'isola ecologica di Sant'Angelo in Campo in via Manrico Duceschi. I lavori hanno riguardato la realizzazione di un locale chiuso per lo stoccaggio di rifiuti particolarmente maleodoranti, con un impianto di depurazione dell'aria in grado di limitare le emissioni odorifere. Nello specifico, l'inaugurazione riguarda la messa a coperto dei rifiuti organico, indifferenziato, carta e parte dei rifiuti ingombranti, che determinano rilascio di vapori e gas. Si vede che i rifiuti finora erano stazionavano proprio fuori, soprattutto in estate, stazionavano fuori, quindi con maleodoranze che erano abbastanza evidenti, quindi siamo riusciti con questo investimento a mettere tutti i rifiuti all'interno, in particolar modo la parte organica, che è quella che più produce maleodoranze, quindi ovviamente con benefici per tutti. Poi abbiamo anche completamente rifatto l'impianto di depurazione e quindi insomma siamo a un buon punto. Poi i prossimi interventi riguarderanno anche la Montagnola, che ha bisogno di qualche sistemazione, e la sistemazione dei piazzali esterni. Quindi diciamo che un piano di investimenti qui su Sant'Angelo in Campo insomma, abbastanza importante. Sistema Ambiente fa inoltre sapere che è in corso di realizzazione un depuratore dei reflui delle acque industriali, meteorologiche e dei percolati.